Crossa, crossa, salta l'uomo Krasic. Ciao Luca, ciao. Beh, ma chi sei? Come chi sono? Non mi riconosci? Sono il Luca del 2021. Sì, dai, io sono Babbo Natale. Piano, calma, tranquillo, sono qui per rivelarti il futuro. Dai, sentiamo la minchiata. Buone notizie per te. A partire da quest'anno la Juventus vincerà ben 9 scudetti di fila. E infatti, come puoi vedere, quest'anno lo scudetto non c'è. E la Madonna, regnando 2 settimi posti consecutivi. Fidati, fidati, sarà così, giuro. Sì, sì, mi fido. Bravo Conte nel caso. Sì, ecco, riguardo a Conte... Riguardo a Conte che? Niente, Conte sarà proprio l'allenatore che andrà a interrompere il dominio dei 9 scudetti di fila. Beh, nel senso che al decimo anno perderà lo scudetto... Va bene, consentito, ci sta nel caso. Non proprio. E allora in che senso? Nel senso che allenerà la squadra che ci batterà. Addirittura, Antonio Conte che allena un'altra squadra diversa dalla Juve, in Serie A. Sì, è così. Vabbè, ma tipo torna al Siena, torna all'Atalanta, cioè vincono lo scudetto Siena o Atalanta? Ancora... Non proprio. Ma scusa, allora chi allena Conte nel 2021? L'Inter. Antonio Conte, allenatore dell'Inter. E magari ci sarà una pandemia di mezzo. Dai, dimmi anche questo. Ma in che? Niente, lascia stare. Niente. Quindi, ricapitolando, c'è questo virus cinese. Sì. Nato da un tipo che si è pappato un pipistrello o, in alternativa, fuggito da un laboratorio segreto che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Esatto. Sì, vabbè, sì. È così, fidati. Ok, faccio finta di crederti. E come ci avrebbe battuto nello scontro diretto Conte nell'anno dello scudetto dell'Inter? Beh, diciamo che è stato vinto dall'Inter perché Hakimi contro Frabotta è stato un duello impari. Hakimi e Frabotta, chi sono i nomi dei Pokémon leggendari del 2021? Ma quali Pokémon? Hakimi è stato uno degli artefici dello scudetto dell'Inter. Grandissimo colpo di Marotta. Marotta. Beppe Marotta. Lo stesso Beppe Marotta che ha la Juve e ha preso Conte alla Juve. Sì, Beppone Marotta, certo. Ah, pure lui all'Inter. Anche Marotta. Pure lui all'Inter, sì. E chi avrebbe segnato in questo fantomatico scontro diretto? Vidal. L'1-0 è roba sua. Vidal nel senso Arturo Vidal. Minchia, ora che mi ci fai pensare, inizia a essere assurdo. Sì, tra l'altro pensa che quello è stato poi l'unico gol che ha segnato in Serie A con l'Inter. Ok, decisamente troppo, chiamo la polizia. No, fermati, quale polizia? Ti sto palesemente raccontando la verità. Ok, faccio finta di crederti. Ti faccio un'ultima domanda, ma qui devi essere molto onesto. Vai, chiedi pure tutto quello che vuoi. Se conti all'Inter nella stagione 2020-2021. Sì. Chi ha allenato la Juve? Chi ha fallito il decimo scudetto di fila? Che mi significa quello? È che... Andrea Pirlo. Certo, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus. Andrea Pirlo, allenatore della Juve, sì. E quante squadre avrebbe allenato Pirlo prima della Juventus? Nessuna squadra. Prima esperienza in panchina. Vabbè, senti, ora chiamo la polizia. Ti ringrazio per non aver chiamato la polizia. Spero che ora tu sia più aperto al dialogo. E certo, mi hai mostrato quella foto di Conte con la felpa dell'Inter e ho capito che non stavi mentendo. Tra l'altro è davvero figo quell'iPad. La tecnologia deve essersi mossa alla grandissima in questi anni. Dovresti vedere il resto. PC da gaming, live su Twitch, Reels, Shorts, TikTok e via dicendo. Non ho capito nulla di quello che hai detto. Eh beh, vorrei ben vedere. Dai, mostrami altre foto assurde direttamente dal futuro. Per dire Del Piero. Del Piero concluderà la carriera alla Juventus, vero? Non proprio. E come no? Dai, impossibile, non ci credo. Guarda qui. Ecco il futuro di Alex. Purtroppo. Cosa? Del Piero al Milan? No. Infatti non è vero. È una foto di un post partita dove si erano scambiate le maglie. Non farmi mai più uno scherzo del genere o ti faccio arrestare sul serio. Hai ragione. Non si scherza sul capitano. Ma toglimi una curiosità. Quella maglia che hai indosso è falsa, vero? Falsa? Ma come falsa? No, certo che no. È super originale. E allora perché non c'è il logo della Juve? Oh, diavolo, hai ragione. Non puoi sapere questa cosa. La Juve ha cambiato logo. Questo è quello nuovo. Quello scarabocchio lì. Il nuovo logo della Juve.
Va bene, dai, questa è troppo, non me la bevo. Sì, hanno voluto creare un nuovo marchio che potesse generare un nuovo potenziale a livello economico sul mercato. Ma è una J con un'altra J. Sì, ho capito, ma questo ha permesso alla Juventus di essere più appetibile sotto il punto di vista del marketing. Te lo dici tu. Ma ascolta, dai, questa stagione 2011-2012, cioè, abbiamo davvero vinto lo scudetto contro il Milan di Allegri, Brera e Thiago Silva? Certo che sì, ed è imbattuti. Impresa, legend, eccolo che arriva, Daria. Leggendaria. Dai, battuti. Non abbiamo mai perso una partita. Certo che sì. Abbiamo pure creato un video dettagliato sulla prima Juve di Conte. È online sul tuo canale YouTube. Il link è qui sotto in descrizione. Magari volete vederlo. Canale YouTube? Tranquillo, te ne parlerò nel 2014. Ma come abbiamo fatto a vincere lo scudetto? Cioè, a gennaio abbiamo comprato dei fenomeni. No, non dirmelo. È finalmente arrivato Totò di Natale. Ma quale di Natale? No. A gennaio abbiamo ripreso Martin Casares. Ma come? Ancora Casares? Sì. E pensa che non sarà nemmeno l'ultima volta. Più che altro, uno dei grandi acquisti è stato Simone Paduin. Ma chi? Quello che giocava in B con l'Atalanta? Proprio lui. Grande Pado. Che ce frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Paduin. Paduin. Se vai addirittura. Magari Cristiano Ronaldo alla Juventus. No, non mi dire che... Non mi dire Ronaldo alla Juventus. Non me lo dire. Sì, bella questa. Sì. Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sì, fa ridere. Infatti, dicevo io. Peccato. No, appunto, cioè, secondo te. Però a gennaio abbiamo preso Marco Boriello. Oh, caccia via Boriello. Senza di lui il Cesena avrebbe pareggiato davvero. Il Cesena? Ha pareggiato il Cesena? Intervengo da Cesena, ma nessuno ha fatto gol. Din don. Certo che nel 2021 sono diventato davvero scemo. Din don. Tornando al Milan, nello scontro diretto farà gol sulle ali montari. Ma quello segna sempre la Juve. Anche quando era l'Inter ci faceva sempre gol. Sì, però attenzione, quella volta lì non glielo daranno. Che senso non glielo daranno? Nel senso che la palla entrerà, sì, andrà oltre la linea della porta, ma il gol non verrà convalidato. Ah, un gol fantasma, quindi. Minchia, gol fantasma. Sì, erano anni che non sentivo un termine del genere. Diciamo che travare con line technology alcune parole proprio in disuso. Stai nuovamente sparando parole a caso e che non capisco. Lascia stare, non ti preoccupare. Sappi però che ad oggi quel gol è ancora polemica e probabilmente lo sarà per sempre. Cioè, fammi capire, dopo 10 anni ancora si parla di quel gol. Sì, purtroppo le polemiche non muoiono mai. Quando riguarda la Juve, non muoiono mai. E per il resto? Dai, di più, cosa succederà ancora? Perderemo la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Ma no, ma che sfiga! La finale di Coppa Italia, ma no! Sarà l'unica sconfitta dell'anno e anche l'ultima partita in maglia Juve per Alex Del Piero. Wow, l'ultima partita di Del Piero. Almeno lo saluteremo nel migliore dei modi, tifando per lui, sostenendolo. Lo sosterrò per tutti i 90 minuti. Ah, già dimenticavo, non vedrai mai quella partita. No. Come non vedrò mai l'ultima partita di Del Piero? No, mai. No. Cioè, e per quale assurdo motivo? È la cosa più incredibile che tu abbia detto fino adesso. Le altre... Ma che io non guardi l'ultima partita del Piero è semplicemente impossibile. Perché quella notte, invece che guardare la partita, dormirai in macchina, sotto la pioggia, spaventato, impaurito, insieme a tutta la tua famiglia. Non ho capito. Un terremoto potentissimo colpirà fino all'Emilia, butterà giù il castello, la torre dell'orologio, le scuole... Non ci sono ancora, dopo 10 anni è ancora tutto un cantiere, non è ancora stato ricostruito nulla. Quindi c'è un terremoto, poi mi hai detto che ci sarà una pandemia, mancano solo gli alieni. No, non è che adesso qua arriva quello del 2031 e ci dice che viviamo tipo in colonie su Saturno. Beh no, mi auguro proprio di no. Ah ragazzi, qui a quanto pare non si può mai sapere. Però il vero addio di Del Piero, quello all'Atalanta, in Serie A, allo Stadium, il giorno dello scudetto, sarà fantastico. Poi chiuderà alla sua maniera, con un gol. Una cosa bellissima, insomma. Stupenda, anche perché in quella stessa giornata saluteranno in tanti Gattuso, Nesta, Zambrotta, Seedorf, Inzaghi. Insomma, sarà una giornata storica in cui si va a concludere una pagina bellissima di sport legata al calcio italiano. Ma chissà quanti lacrimoni tra i tifosi del Milan. Sì, anche perché tra gli altri se ne andranno anche Cassano, Ibra, Thiago Silva. Okay, insomma, il Milan fallisce. Riusciranno a fare 11 giocatori per scendere in campo la domenica? Diciamo che poi grazie a Balotelli, sì, qualcosina faranno. E a El Shaarawy. Ah, pure Balotelli al Milan. Cioè, Balotelli al Milan insieme a Pato.
Chissà nel 2021 che coppia d'attacco fortissima è. Questi hanno un potenziale Immobile, Ronaldo e Messi insieme al Milan. Sì, ecco, diciamo che di questo magari ne parleremo più avanti. Però lo spoiler grosso è che quell'anno lì inizierà il modus operandi folle del PSG. Infatti Ibra e Thiago Silva andranno a giocare a Parigi. Ma come Ibra e Thiago Silva al PSG? Ma che cosa ci vanno a fare al PSG in Francia? Dei giocatori così forti, ma cosa vanno? Ma vabbè, dai. Perché? Forse stai leggermente sottovalutando il potere dei soldi. Vabbè, dopo i 94 milioni spesi dal Real Madrid per acquistare Ronaldo, non mi stupisco più di niente, ma penso che cifre così alte nel calcio non si spenderanno mai più. Cioè, è possibile, più di 94 milioni di euro. Qualcosina di più si spenderà, te lo posso giurare. Vabbè, magari qualcuno, qualche matto ci arriverà, ma la Juve è impossibile. Cioè, ad oggi il nostro acquisto più oneroso è Buffon, quando ancora c'erano le lire e dopo aver ceduto Zidane. Beh, forse siamo bravi a cedere i francesi, anche con Pogba abbiamo fatto qualcosa di fenomenale. E chi sarebbe Pogba? Paul Pogba, imparerei a conoscere ad amarlo. Tra l'altro arriverà nel prossimo calciomercato la Juve, andrà a formare insieme agli altri uno dei centrocampo più forti della storia della Juve. Wow, ma che bella notizia! È ancora oggi alla Juventus, quindi? Ah, perché mi hai detto che c'era Pirlo allenatore. Pirlo allenatore, mamma mia che centrocampo che dovremmo avere con Pirlo allenatore. Cioè lui sarà andato dal presidente a dire: compra questo, compra quello, avremo un centrocampo fortissimo, pieno di registi, di palleggiatori, di gente di qualità. Povero illuso. Hai detto? Ho detto che è ora di salutarci. Ma no, di già voglio sapere l'ultima, parlami del calciomercato, ti prego. Va bene, l'ultima, ma poi devo andare. Diciamo che nel prossimo calciomercato spenderemo circa 30 milioni di euro per Isla più Asamoah, tornerà Giovinco alla Juventus, arriveranno Benner e Anelka e, tieni forte soprattutto, arriverà Lucio. Ma Lucio, Lucio dell'Inter, quello dell'Inter alla Juve. Ma dai, ma che senso? Ehi. Luca del 2021. Ma dove sei andato? Luca? Ma non c'è nessuno. Vuoi vedere che mi sono immaginato tutto? Vuoi vedere che non è vero nulla? No dai, non può essere. Sembrava troppo reale, ma le informazioni erano troppo folli.